Questo è tutto, Maria Rosa. Tornano in aula con rigide misure anti-Covid gli studenti dell'Università dell'Insubria, cercando anche di fare tesoro di quest'anno trascorso in didattica a distanza. Sentiamo Paola Colombo. Misurazione della temperatura e distanziamento. Anche gli universitari aprono così. Gli studenti dell'Insubria tornano in aula a Varese e a Como con le nuove abitudini dopo un anno di pandemia, timori e didattica a distanza. Come ambito scientifico noi studiavamo molto in gruppo e trasferire questo studio di gruppo dietro a uno schermo non è sempre facile. Infatti la notizia di poter ricominciare in presenza, nonostante ci saranno delle limitazioni e bisognerà essere responsabili per se stessi e per gli altri, comporterà comunque un vantaggio, un miglioramento sicuramente. Sono contenta di tornare sui banchi di scuola, mancava tantissimo questa realtà, ma devo dire che anche la didattica a distanza e per quanto mi riguarda lo stage a distanza è stata comunque una bella esperienza. Il 22 febbraio 2020 gli Atenei furono chiusi. Da allora per i 37 corsi di laurea dell'Università dell'Insubria ci sono stati fino a 10.000 utenti connessi in un mese. In tutto più di 2 milioni di sessioni di lavoro. Bisogna fare tesoro dell'esperienza fatta, spiegano qui, e qualcosa resterà, ad esempio la possibilità di organizzare rapidamente una riunione a distanza, anche se il lavoro in aula è un'altra cosa. Abbiamo sempre lavorato sulla presenza, il rapporto con i nostri studenti è un rapporto uno a uno in molti casi e quindi la nostra prerogativa, il motivo per cui lo studente sceglie l'Insubria è proprio il rapporto personale, sia durante le lezioni che durante le esercitazioni, quindi noi non possiamo che essere contenti di questo. Iscrizioni cresciute dell'1%, traguardo dei 30.000 laureati dal 1998 superato. L'ultimo è stato un anno particolare, specialmente per gli studenti di medicina. Mauro e Matilde sono vicini alla laurea. È stato un anno difficile sicuramente perché da un punto di vista diciamo della nostra formazione siamo rimasti lontani per molto tempo dall'ospedale. Adesso grazie a una campagna di vaccinazione possiamo pian piano rientrare in ospedale e quindi imparare sempre più cose. Il Covid è ancora presente, quindi impariamo anche un attimo come gestire la situazione dei pazienti. Tra gli effetti dell'emergenza sanitaria l'aumento del numero degli specializzandi, quasi raddoppiati. Immediatamente loro sono stati immessi in questo bailam che non ci si aspettava, però con la voglia di servire nei piccoli gesti, nell'attenzione agli ammalati, nella vicinanza ad essi, che è quello che poi richiede la vera professione medica. È cresciuto l'interesse per discipline come anestesia e virologia, tra i progetti dell'Insubria la riapertura della scuola di infettivologia. Per scrivere alla nostra redazione potete utilizzare l'email buongiornoregione.lombardia@rai.it oppure il numero 331 6466 433. Vi salutiamo con una cartolina che ci hanno inviato Francesco e Asia, è stata scattata a Razzonico, comune di San Siro, provincia di Como. E con questo vi salutiamo dandovi appuntamento a domani alle 7.40. Arrivederci e buona giornata.